il canale. Oggi nuova video ricetta. Voglio mostrarvi come preparare questo plum cake al limone. Buonissimo, morbidissimo, ma soprattutto facilissimo da fare, perché non avrete bisogno della bilancia. Tutto quello che vi occorrerà sarà 3 uova intere, mezzo bicchiere di zucchero, in questo caso potreste anche utilizzare lo zucchero di canna. Mescolate fin quando il composto risulterà bello spumoso, dopodiché andiamo ad inserire la farina. Vi occorrerà un bicchiere e mezzo circa di farina, diciamo che più che altro un bicchiere colmo di farina più 2 cucchiai in più. La inserite a poco nel composto, continuando a mescolare, dopodiché ci andiamo a mettere 2 cucchiai di olio, che corrispondono a giusto 2 dita in un bicchiere di vetro. Io utilizzo l'olio d'oliva, potete utilizzare qualsiasi tipo di olio avete, magari anche quello di riso. Continuate a mescolare e infine ci aggiungiamo una bustina di lievito e, se volete, una bustina di vanillina. Adesso io inserisco 6 gocce di olio essenziale di limone. Se non avete questo olio essenziale, potete utilizzare la buccia di mezzo limone. Imburrate e infarinate una teglia da plum cake e andiamo a mettere il composto all'interno. Sbattete un po' il composto per scoppiare tutte le bolle all'interno. Infornate a 180 gradi in forno statico per circa 30 minuti. Io utilizzo il forno statico per circa 27 minuti, dopodiché gli ultimi minuti rimasti metto il ventilato, perché il mio forno è un po' particolare e fa venire i dolci un po' troppo umidi, quindi gli ultimi 3 minuti metto un po' ventilato e il dolce viene perfetto. Ve lo straconsiglio, fatelo perché è buonissimo, soprattutto la mattina a colazione, farete un figurone. E questo è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, fatemi sapere nei commenti se lo provate a fare e se vi piace. Io vi mando un grossissimo bacio e alla prossima, ciao!